La bicicletta a scatto fisso è pronta, provata, testata, funziona perfettamente. L'ultima modifica, ho cambiato l'attacco manubrio. Ho sostituito questo attacco nero che vedete della Decathlon con un attacco personalizzato, riverniciato colore grigio, un attacco Ricci VCS. Andiamo a vedere come ho fatto. Pollice in su. Adesso vernicio anche l'attacco manubrio Ricci. Lo faccio dello stesso colore del telaio. L'ho attaccato, vedete? Che tecnica che uso. Questo è la corda del freno, oppure la corda d'acciaio del cambio. Lo attacco così, in maniera che riesco a verniciarlo perfettamente. Ora credo che lo farò di un grigio. La prima passata che vado leggermente a coprire è sempre con questo fondo qui per alluminio. Dopodiché passerò il colore. Questo fa un po' di aggrappante. Una volta che si è asciugato bene il fondo, lo vado a fare di questo grigio come il telaio. Dopodiché ci passerò sopra il trasparente. Eccolo qua, l'ho verniciato, l'attacco VCS Ricci, stesso grigio che ho utilizzato per il telaio. Vedete com'è bello? Molto simile al grigio McLaren come colore. Adesso con questo ci ripasso tutte le filettature qui dove bene o male un po' di vernice è entrata. Adesso lo ripulisco tutto piano piano, lavoro molto semplice e poi vado a mettere questo attacco VCS. Ora l'intenzione è di fare un'altra bicicletta, la copia di quella che avete visto. Quella che avete visto la uso per la strada. Poi compro un telaio identico, lo vernicio tutto grigio così, colore unito. Le sfumature che voi avete visto in arancione, la forcella arancione giallo. Io sui video mi piace scherzare, dico bicicletta ignorantona, una bici ignorante, appariscente, ma in realtà è stata fatta apposta per farmi vedere dalle macchine, specialmente quando è nuvolo, è molto appariscente. Mentre ora la prossima che farò la voglio fare proprio appositamente per la pista, per girare su pista, quindi non ha bisogno di essere un colore appariscente. Uso questo colore che vedete, molto elegante, e poi la monterò con tutti i componenti top, sempre attacco manubrio come questo Ricci VCS, reggisella Ricci VCS, sella ultraleggera, poi tutta la componentistica. Ho visto Durace, guarnitura Durace, il rapportino dietro Durace, catena anche Durace, e poi le ruote, avevo visto le Mike che erano molto belle. Siccome questo per me è uno sport nuovo, la bici fissa, che poi mi hanno detto che si chiama bici fissa, proprio il nome adatto. Quindi se c'è qualche esperto che vede i miei video può benissimo scrivere sotto nei commenti, dare consigli, perché io sono qui per imparare, ragazzi. Pollice in su sempre e buon anno a tutti. Basta girare, bisogna fare un po' di forza perché è sporco. Piano piano vedete che esce, pulisce tutto. Guardate, adesso come fa uscire tutto lo spolvero, vedete? Di vernice, quello in più, ecco, questo è tutto lo spolvero che va a levare, che è andato all'interno della filettatura. Eccolo qua, vedete? Adesso la filettatura è pulita, vedete? Questo è tutto lo sporco che io riesco a togliere con questo qua per fare la filettatura. Non c'è bisogno neanche di forzare perché è una cosa proprio leggera, una pulitina leggera, vedete? Questa è tutta la vernice che è andata a finire dentro la filettatura, che adesso è stata pulita. Poi
poi basta soffiare e ecco qua, bella filettatura pulita, ragazzi.